Hello my friends, welcome to lesson 29. Oggi vi voglio chiedere come si traduce in inglese quanto dista, quanto è distante. E prima di rispondere a questa domanda vi voglio introdurre l'argomento di oggi, che suona come un film dell'orrore, perché oggi parliamo di It. Ok? Questa parola che in un certo senso manca del tutto in italiano, ma che in inglese è molto 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 presente e non si usa solamente come pronome personale per sostituire gli oggetti inanimati o gli animali, come abbiamo già ampiamente discusso nel corso precedente, il corso A1, ma si usa per tante piccole funzioni che oggi vi voglio un pochino spiegare. Quindi anche oggi vediamo una lezione che ha a che fare con il vocabolario, con il lessico e con l'arricchimento delle strutture, più che una lezione grammaticale vera e propria. E quindi prima di rispondere a questa domanda di come si traduce quanto dista, vi voglio spiegare alcuni casi in cui si utilizza it. Il primo in realtà l'abbiamo già visto, perché it si usa per chiedere che ore sono. What time is it? Ok? What time is it? Si può anche dire what's the time? Oppure posso anche chiedere ad una persona: have you got the time? Hai l'ora? Anche in italiano si dice in forma un pochino più colloquiale. Ovviamente oggi ci interessa it, quindi ci soffermiamo su what time is it. Nello specifico, al momento di questo video, it's 2:08. Sono le 2:08. It's 2:08. It's 8 past 2, sono 8 minuti dopo le 2. Chiaramente vi rimando nello specifico alla lezione extra su come si dice l'ora in inglese, in cui approfondiamo l'argomento nello specifico. Ad ogni modo, che ora si dice? What time is it? Quindi it ci torna molto utile per una cosa quotidiana come questa. Non solo, ma si può utilizzare anche per dire che è presto o è tardi, quindi it's late, it's early, è presto. E si usa anche, questo è molto molto utile, per indicare che è l'ora di fare qualcosa, è giunto il momento di fare qualcosa. Per esempio, it's time for bed, è l'ora di andare a letto. Ok, it's time for bed. It's time to go. Una forma un pochino più complessa è it's time for you to make a decision. It's time for you to make a decision. È ora che tu prenda una decisione. Come vedete è una struttura un pochino più complessa. It's time for la persona che deve fare la cosa, tu più l'infinito. It's time for you to make a decision. It's time for us to say goodbye. Questo è un po' triste. It's time for us to say goodbye. E ora che ci diciamo addio, it's time for us to say goodbye. Ok, poi, oltre a allora, quali sono gli altri casi? Vediamo un attimo il secondo caso. Ok, in cui utilizziamo it, oltre a utilizzarlo per l'ora, what time is it, si usa anche per i giorni e le date in generale.
Che giorno è? Sarà molto simile a che ora è, perché la costruzione è la stessa. Vado semplicemente a cambiare l'ora con il giorno e quindi ottengo non più what time, ma che giorno è. What day is it? What day is it today? Nel nostro caso oggi it's Wednesday. It's Wednesday. È mercoledì. What day is it today? It's Wednesday. Posso anche chiedere qual è la data? What is the date? Today. Qua manca it, però nella risposta lo ritroviamo. It's the 24th of July, è il 24 luglio. It's the 24th of July. Si usa anche per indicare giorni particolari, per esempio. It's Christmas. Oppure, it was my birthday yesterday. Ieri era il mio compleanno. It was my birthday yesterday. Quindi per indicare non solo l'ora, ma anche giorni e date, si può utilizzare assolutamente it. Veniamo al caso numero 3, con cui si usa sicuramente it, e si usa per parlare delle condizioni atmosferiche. Questa è una cosa che abbiamo già visto quando abbiamo visto gli usi particolari del verbo essere. Li ripetiamo velocissimamente, così per avere una rinfrescata. Ok, quindi caso numero 3, vi ricordate come si diceva che tempo fa? Che tempo fa non ha niente a che fare con il verbo fare, in inglese si dice what's the weather like? What's the weather like? E ovviamente per descrivere il tempo si usano sempre espressioni come it's hot, it's cold, it's wet, it's dry, ok? È caldo, freddo, è umido, è secco. It's rainy, è piovoso. It's sunny, è soleggiato. It's cloudy, è nuvoloso. It's windy, c'è vento. It's foggy, c'è la nebbia. It's snowy, c'è la neve. Ok, it's changeable, è variabile, it's changeable, changes a lot, ok? E posso anche utilizzarlo per descrivere alcune azioni che fa il tempo, per esempio, it's raining, sta piovendo, il soggetto è it, it's snowing, sta nevicando, it's hailing, sta grandinando, ok? Come vedete, tutte espressioni che utilizzo con soggetto it, ok? È una cosa che appunto all'italiano non appartiene. Quindi il terzo utilizzo di it, descrivere la situazione atmosferica, assolutamente. Altra espressione che prevede l'utilizzo di it è, e finalmente giungiamo alla risposta della domanda iniziale, come si traduce in inglese quanto dista? È
Eccoci qua. Si utilizza infatti it per parlare di distanze, ok? Banalmente posso dire it's very far. È molto distante. Quanto dista si dice how far is it? Quindi quanto lontano è how far is it? Posso anche essere più specifico, voglio sapere quanto dista Venezia da Treviso in macchina. How far is it from Treviso to Venice, o viceversa, from Venice to Treviso, by, e qua posso mettere il mezzo di trasporto, by car, by train, by coach, che è la corriera, by bike, in bicicletta, ok? Oppure a piedi, on foot. Ok, how far is it from Treviso to Venice by car? Posso dire it's a long way. It's a long way from Treviso to Venice on foot. Quindi è molto lunga da Treviso a Venezia a piedi, ok? C'è molto da camminare, it's a long way, it's very far, potrei anche dire. It's a long way, è un altro modo per parlare delle distanze, ok? Quindi utilizzo il numero 4, how far is it? It's very far, it's not very far, it's very near, molto vicino, ok? Vediamo l'utilizzo numero 5, un pochino più complesso, ma anche un pochino più interessante. It si utilizza in costruzioni impersonali. In realtà lo fa in modo abbastanza simile all'italiano, se vogliamo, perché anche in italiano si dice è importante sapere che è difficile studiare il cinese, è molto facile collaborare quando si è amici. Quindi ci sono delle costruzioni in italiano che richiamano molto questo uso di it che stiamo per andare a vedere. Possiamo chiamarlo utilizzo numero 5. It's important to, per esempio, potrei dire it's important to listen to the teacher. It's important to listen to the teacher if you want to improve your English. Quindi è importante ascoltare l'insegnante se vuoi migliorare il tuo inglese. It's important to listen to the teacher if you want to improve. Per esempio, it's nice to see you. Questa è un'espressione famosissima in inglese, che bello vederti, è bello vederti, it's nice to see you, ok? It's nice to finally meet you, anche. It's nice to finally meet you. È un piacere incontrarti finalmente, it's nice to finally meet you, ok? It's good
It's good to know. Quando qualcuno mi dà un'informazione, mi mette in guardia su qualcosa, per esempio ti mi dicono hey Alex, watch out for the dog, ok, stai attento al cane, it's a bit aggressive, è un po' aggressivo, e io dico thank you, it's good to know, mi fa piacere saperlo, è bene da sapere, it's good to know. Posso anche dire it's good to have friends around. From time to time. It's good to have friends around from time to time. Quindi è bello, è una cosa buona avere amici intorno a te, quindi stare con gli amici, to have friends around from time to time. From time to time è un'espressione che significa di tanto in tanto, abbastanza simile all'italiano. It's good to have friends around from time to time. Si può utilizzare con altri aggettivi, per esempio, it's interesting. It's interesting to watch National Geographic documentaries. Quindi è interessante guardare i documentari del National Geographic. It's interesting to watch National Geographic documentaries, ok? It's easy, possiamo anche aggiungere. It wasn't easy to find your office. It wasn't easy to find your office. Non è stato facile trovare il tuo ufficio. Ok, quindi tutte queste espressioni, diciamo, impersonali, che lo sono anche in italiano, è bello, è facile, è interessante, è bene, è male, eccetera, eccetera, corrispondono in un certo senso all'inglese e sono costruiti sulla base dell'infinito, in realtà, come fa l'italiano, quindi non ci sono grosse differenze. Vediamo un altro utilizzo. Ok, che è legato ai mezzi, diciamo, telefonici o anche di comunicazione del condominio, tipo il citofono. Ok. Spesso si usa it per introdurre la persona. Per esempio, al telefono non si dice sono Alex. Pronto? Allora, la persona risponde e dice pronto, che in inglese dice hello. Se io devo annunciarmi al telefono, dico it's Alex, ok? Se è una cosa colloquiale, se la persona la conosco abbastanza bene, posso addirittura dire it's me, che corrisponde all'italiano sono io, ok? Chiaramente se chiamo mia madre, o se chiamo mia moglie, o se chiamo il mio migliore amico, posso dire hey, it's me, how are you? How are you doing? E posso utilizzare appunto it in questo senso. Oppure posso utilizzare in un modo un pochino più formale this is Alexander. E poi aggiungo anche il nome dell'azienda per cui chiamo. This is Alexander with Levent School. Calling for
Mr. Smith. Quindi l'azienda magari se è una chiamata invece formale, questo è informale, questo è formale, l'azienda risponde, dice Smith's Technologies, e io dico hello, this is Alexander Levent with Levent School calling for Mr. Smith. Is he in today? Is he in today? È in ufficio oggi? Ok. Ecco, come vedete, quindi che it si può utilizzare per presentarsi al telefono in modo informale. It's me. O anche al citofono. It's me. It's me. O it's Alex. Ok. Al citofono, infatti, si può anche chiedere, ma chi è? Who is it? Who is it? E chiaramente sarà anche questo informale. Se voglio sapere chi telefona, dico, who is calling, please? Chi parla? Who's calling, please? Cioè, chi sta chiamando, o anche proprio chi sta parlando, who's speaking, please? Chi parla? Who's calling, who's speaking, please? Ok, quindi ecco questi i sei casi in cui si utilizza it in modo più continuativo, in modo più presente, diciamo. Chiaramente se ci state seguendo dalla piattaforma online avrete la scheda riassuntiva di tutti questi casi con allegato gli esempi che potete cliccare e ascoltare, i quiz di avanzamento e chiaramente il contatto diretto con la scuola per poterci chiamare o scrivere. È tutto da Alex, ci vediamo con la lezione numero 30, ok? In cui daremo un'occhiata ai comparativi superlativi, quindi cercheremo di capire come si fa a dire lui è più bravo di me, ok? A presto da Alex, buona giornata! Ciao!